Terza notte di proteste a Belgrado, anche se stavolta sono state manifestazioni pacifiche. Niente scontri tra manifestanti e polizia, come era accaduto nelle due notti precedenti. Centinaia di persone si sono semplicemente sedute di fronte alla sede del Parlamento. Il presidente Aleksandar Vučić ha deciso infatti la cancellazione del coprifuoco come misura anti-Covid-19, inizialmente previsto per questo fine settimana. Dopo alcuni giorni di silenzio interviene lo stesso Vučić in visita a Parigi. Vi chiedete se la posizione della Serbia è dura perché qualcuno lancia dei sassi? Non è una situazione piacevole, ma non posso lamentarmi e piangere. Chi l'ha fatto di proposito, non solo per ferire qualche agente di polizia, ma per procurare gravi danni alla Serbia. Le nuove restrizioni imposte da Vučić sono state il motivo scatenante delle proteste dei giorni scorsi a Belgrado, Novi Sad e Niš. Anche dopo la cancellazione del coprifuoco, i cittadini rinfacciano però al presidente una gestione di finta normalità della vicenda coronavirus, strumentalizzata per ottenere la vittoria alle elezioni del 21 giugno.